Daddy Kiss. Buon pomeriggio ancora da Marco e da Raff. Ci sono venuti a trovare, sono appena arrivati, Lazza ed Emma. Ciao. Allora, ma che caldo. Fa caldo, caldo, vai, via, ci spogliamo, ci spogliamo. Live, tutto leviamo live. Tutto, leviamo tutto. Venerdì sarete insieme nella serata cover, portate la fine di Nesli, nella versione però di Tiziano Ferro. È una scelta che rappresenta... vero, nella versione di Lazza. Nella versione, bello, di Lazza. Nella versione di Lazza. Via Tiziano Ferro, dentro Lazza. Un bacione a Tiziano che mi ha mandato dei messaggi bellissimi sti giorni. Ti voglio bene. Quindi. Possiamo dire cosa ti ha scritto? No. No? Ok. No, perché mi ha scritto delle cose belle, ma sono... private. No, ma neanche private. Sono geloso comunque di quello che mi ha scritto, quindi preferirei tenerlo per perfetto, me. Perfetto, perfetto, perfetto. È una scelta che rappresenta, no, un punto d'incontro anche tra i vostri due mondi. Ma guarda che secondo me io e Emma non è che siamo comunque così tanto distanti, eh. Soprattutto come... diglielo, come, che come sono dire, una trapper, come, diglielo. Come attitude, Emma è diglielo. Molto vicino a me. Lo sei, Emma, sei trapper. Ah, lui è più, molto più pop di quello che si immagini e io sono molto più trap di quello che la gente possa immaginare. Gang. C'era Emma con la Lynn là dietro, non è vero? Gang. Bugia. Cosa vi accomuna al di fuori poi della musica, insomma, proprio... che lui è una brava persona, io no. Emma cucina bene. Emma cucina bene, eh? Sì, cucina Emma bene. Cucina bene. Sì. Cosa cucina bene, Emma? Tutto. Ecco, ci viene un po' di acqua. Io con Glovo cucino benissimo. Vabbè, con Glovo sì, lo chiami. Che comunque. Tra l'altro non sarete da soli, appunto domani ci sarà anche la violinista. La prima violinista della Scala di Milano. Esatto. Mica un a caso. Voglio dire, non è che abbiamo preso... certo. Ti sembro uno che fa le cose a caso. No, assolutamente. Ma proprio tu. Ormai ti conosciamo, sappiamo benissimo. Laura Marzadori, chiaramente lo diciamo. Lazza, iniziamo dicendo anche che sei l'artista che ha venduto di più nel 2022, quindi innanzitutto complimenti, ti rifacciamo. Avete portato bene. Grazie. Dai, mille, Radio Kiss Kiss ha portato bene. Perché noi ci siamo visti a Radio Kiss Kiss. Certo, non parlavamo del tuo album, sì, che era uscito da poco. E poi dai, alla grande, siamo felici che sia l'album più venuto del 2022. Saremo la tua personale consacrazione? Possiamo definirla così? No. È un riconoscimento. Non ci sarà mai la mia personale consacrazione. Sarà sempre un crescere, sempre di più. È un riconoscimento naturale del tuo successo, allora. Grazie, questo sì, lo possiamo dire. Anche perché poi comunque lo diciamo, ci ha emozionato tanto la tua esibizione, molto, voglio dire, twittata anche sui social, ripresa, suonata dalle radio. Ci sono stati tanti consensi, sì, che ti leggiamo anche qui in diretta sulla Un sacco di gente, un sacco di gente. Alcuni sì, mi ha fatto piacere per esempio Luca Argentero. Non mi aspettavo. Bellissimo. C'è chi ha scritto stai avanti 30 anni. Benissimo. C'è chi ha scritto un mix tra 90 flow, modernità, hit e grinta. Bellissimo, e grazie. Poi c'è anche chi ha detto occhio, gli manca solo Sanremo e ha vinto tutto. Verità. C'è Emma che ha vinto, no, Sanremo con... ci fai vincere, Ferro, per favore, mi dai una mano. No, ma io non ho questi poteri, altrimenti avrei vinto io l'anno scorso. Cosa no, ma fa niente, hai già vinto tu, che te ne frega. No, scherzo, io spero di essere all'altezza di questo invito. Sono stata onorata, insomma, di questo invito da parte di Lazza. Il pezzo è una bomba, io e lui ci vogliamo molto bene. Spero che sul palco venga fuori tutta la nostra stima e tutto l'impegno che comunque abbiamo messo per portare una cosa degna di quel palco, di quell'orchestra. Lo scopriremo domani. Come è successo? Lazza l'hai chiamata un giorno, gli hai mandato un WhatsApp. Mi ha chiamato una settimana fa. Cioè. Quindi okay, una settimana fa. Una settimana fa, no, però poco di più. 15. Due settimane fa, quando già era tutto pronto, diciamo, il festival di Sanremo. Come è andata? Allora, la cosa è andata che io avevo questo pezzo, avevo piacere a farlo con un artista che stimo, quindi mi è sembrato giusto chiamare Emma. Credo che sia fondamentale per tutto il discorso che sto facendo, appunto, per questa mia partecipazione a Sanremo. Voglio un attimino insomma rompere un po' tutti quei pregiudizi che ci sono sui rapper in generale, cioè, ovvero che insomma i rapper non è che sono per forza dei delinquenti tatuati e basta, maschilisti eccetera eccetera. Quindi ho il piacere di collaborare con due donne, ho il piacere di portare un pezzo che dice qualcosa e spero che arrivi tanto. E insomma, poi voglio dire, non è che proprio ho chiamato l'ultima, cioè... chiamato la prima, Emma, tra le prime, no? Facciamo così. Ero l'ultima disponibile. Bugia. Due settimane. Bugia. E tra l'altro, scherzo, voglio spezzare una lancia a favore di Emma, che si è resa super disponibile, si è fermata a Milano apposta per me, ha dato piena disponibilità per fare le prove tutti i giorni. Un giorno è venuta anche, che era stata poco bene, è stata top lo stesso, quindi
top. Tanto di cappello. Allora andiamo ad ascoltare Cenere di Lazza e poi rientriamo qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Let's go! E con Lazza. Ciao a tutti amici da Marco e Raffo con Cenere. Allora Emma, l'abbiamo detto anche prima, insomma, tu che hai partecipato e vinto a Sanremo, se a parte per la vittoria, proprio se in generale hai dato un consiglio a Lazza, tra l'altro fuori onda ha cantato tutta la canzone Cenere, se gli hai detto qualcosa, insomma, un suggerimento. Gli ho detto di star tranquillo perché comunque sta salendo con un pezzo in cui crede tantissimo, al quale ha lavorato tantissimo, ha un grandissimo talento, quindi io penso che quando c'hai il talento e il cuore puro puoi andare tranquillo pure in mezzo alla savana. Sì. Ovunque. Cioè, dappertutto. E ogni mattina anche... un Lazza si sveglia e sa che deve correre. Per vincere anche Sanremo. E corre. Lazza corre. Corri, corri. Corre tanto. Va bene, va bene. Tra la cena. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Manteniamo questo entusiasmo, ragazzi, per piacere, che sì. Se no mi si saltano i microfoni. Anche, no, anche perché volevo dire un'altra cosa ad Emma, che è stata anche co-conduttrice, un po' come la Ferragni. Se vi eravate incontrate, vi eravate scambiato una chiacchiera, insomma, in queste... Se le hai consigliato anche qualcosa. Se no, consiglio anche a lei. Adesso non esageriamo. No, okay. Io ho fatto la co-conduttrice nel Paleolitico un po' di anni fa, quindi... I tempi sono cambiati, comunque. Sappiamo, no, che ti è piaciuto anche molto il suo monologo contro il sessismo. Sì, l'ho trovato una cosa molto sua, molto naturale. Ha portato se stessa, come era giusto che, insomma. Lei è come te, è una femmina alfa. Sicuramente una femmina alfa. Io l'ho trovato molto, molto, molto figa, molto carina. Ha detto delle cose molto, molto sensate che probabilmente rappresentano il suo mondo. È giusto che sia così. Benissimo. Allora, ragazzi, una domanda che stiamo facendo un po' agli artisti che ci vengono a trovare è: qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi diciamo Sanremo? Proprio così, chiudiamo gli occhi, pensiamo, non so, una canzone che è stata negli anni protagonista a Sanremo, che magari è un ricordo in particolare. Cosa per vi voi viene in mente? La prima proprio canzone che vi viene in mente. A me, Grazie dei Fiordi, Nilla Pizzi, perché la canzone per vita di mia nonna la cantava sempre. E quindi chiaramente c'è un'associazione, sì, alla che te la cantava proprio. Che la cantava sempre. Grazie dei fiori. Na 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 na. Lazza? Dove si balla? Benissimo. A confronto, diciamo. Come sfondi una porta aperta? Io sono un fan di Dargen. Che grande, salutiamo, grande, chiaramente. Che salutiamo. Ciao, dai. Jacopo. Grande. Sarà il nome. Sì, sarà Jacopo più Jacopo, sarà quello. E vi chiediamo allora adesso invece di farci una dedica, se vi va, sulla nostra lavagna magica. Prima di chiudere l'intervista. L'abbiamo ribattezzata così. L'importante è iniziare con Kiss Kiss a te, che è il nostro claim, e poi una qualsiasi dedica. Allora io vado, Vai, vai, vai. Vai. Ok, vada. Ogni giorno. Non ci cischi, vada. Non ci cischi, vada. Non si preoccupi, vada. Si approccia. Tanto Lazza, per chi stessi ascoltando la radio e non ci stesse guardando sul 158, no? Il canale di Radio Kiss TV. Lazza sta per scrivere Kiss Kiss. A te che? A te che? Vediamo cosa ci lascia Lazza. Mi hai portato bene. Bello, grande. Ce lo firmi? Grande Lazza. Gang. Benissimo. Grande. Lo chiediamo chiaramente anche ad Emma. E mentre Emma ci scrive anche lei una dedica, la puoi fare dove vuoi. Lazza, tour, cosa ci dobbiamo aspettare? Insomma, giri. Posto Sanremo. Ci puoi dire qualcosa? Ci puoi svelare qualcosa? Beh, in realtà non saprei neanche cosa svelarti, nel senso che non ho ancora iniziato a preparare il set. Ok. Posso dirvi che sarà bello come al solito. Beh, chiaramente alla te che spacchi quando sali sul palco, quella carica, quell'energia, che anche se piove continui. Ci vediamo, voglio dire, no? Piove per forza, è per forza, tra l'altro. Deve piovere. Allora, ma chiudiamo con la dedica. Io per la par condicio ho scritto Kiss Kiss a te, che devi portare bene pure a me. Benissimo. Bocca al lupo ad Emma. Perché se portate così bene, certo, ho fatto 258 capito pratiche. Perché ho scelto Emma, perché è una persona quando preparata. Quando esce il disco mio, portatevi bene. Ci vediamo a Kiss Kiss, ok? Volentieri. Benissimo. Kiss Kiss a voi. Grazie. Bocca al lupo. Ciao. Daddy Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.